queste cartoline dicono un altro sogno realizzabile per Trieste. Voi sapete che io sono molto legato al Porto Vecchio, all'idea di sbloccare il Porto Vecchio. Bene, io propongo, ma anche questo è un vecchio progetto, il senatore Russo non si inventa nulla, prova a fare come ha fatto per Porto Vecchio e con il Porto, a fare le cose che per 30 anni non si sono volute fare e di solito ci sono riuscito. Bene, allora la cosa su cui vorrei che ci concentrassimo è dentro la rivisitazione di Porto Vecchio, anche trovare le risorse per la spiaggia dei triestini, la spiaggia che i triestini non hanno mai avuto. Questa spiaggia di Barcola. Questa è una cartolina insomma, ci fa sognare, ci fa vedere il futuro di Barcola con 100 metri di spiaggia. Se ne parla da tantissimi anni, è una cosa realistica. Voi pensate cosa possa significare non soltanto per noi avere finalmente una spiaggia di questo genere, ma anche per il turismo. Potrebbe significare avere qui le famiglie con i bambini in vacanza per una settimana, con un indotto turistico grandissimo e con il vantaggio di poter vendere Trieste rispetto a Caorle, Bibione e Lignano come una spiaggia bellissima, più moderna e più attrezzata di altre, a due passi da una città culturale con teatri, con cinema, con ristoranti, con una bella passeggiata in Piazza Unità e a due passi anche il Carso. Anche il Carso, e magari la sera si va a prendere, se fa molto caldo, un po' di fresco lì, un giro in bici e concludere la serata in Osmizza. Abbiamo le potenzialità per fare delle operazioni turistiche straordinarie. Con questo Trieste, la nostra generazione, ma i nostri figli, i nostri nipoti, potrebbero davvero vivere tranquillamente per i prossimi 30-40 anni.